Che conseguenze avranno queste dimissioni nel Partito Democratico, ma anche nel governo e nella maggioranza? Ma io penso nella maggioranza nessuno. Nel Partito Democratico ormai c'è un lungo allenamento su l'abbiamo questo tipo visto. Di situazione. E quindi io spero che si apra una discussione vera. Normalmente si dice che si apra una discussione vera e poi si trova un reggente fino al prossimo congresso. Penso una cosa, se posso dirla con rispetto, l'unico commento che ho fatto prima delle dimissioni di Zingaretti, una settimana prima, ho scritto che mi sembrava profondamente ingiusto che una linea decisa da tutto il Partito Democratico, da tutta la classe dirigente, quando questa linea è fallita è diventata la colpa solo del segretario, e lo dico da una persona che quella linea l'ha avversata, ma intende il legame con 5 Stelle per cui ma lei sì, se ne andò dal Partito Democratico e adesso diventa ragione secondo lei di questo martellamento quotidiano? Ma sì, questo è la questione di Conte, no? Cioè il Partito Democratico è passato da definire Conte nel primo governo un pericolo per la democrazia a definirlo il punto di riferimento dei riformisti. Secondo me è un grave errore, ma l'ha fatto tutto il partito, non l'ha fatto solo Zingaretti. Allora, come al solito, poi gli altri si girano e dicono: io non c'ero e se c'ero dormivo ed è tutta colpa sua. Questo è poco elegante e poco giusto. Calenda, che giudizio dà? Appunto, siamo alle prime settimane, prime battute del governo Draghi, il primo atto però è questo DPCM, secondo Fratelli d'Italia in piena continuità rispetto al governo Conte anche sulla linea del rigore, è così o sono restrizioni necessarie e anche una continuità necessaria sul rigore perché abbiamo dei dati davvero preoccupanti, allarmanti? Ma guardi, intanto io anche col governo Conte di cui ero all'opposizione non ho mai commentato i DPCM, nel senso né fatto polemica sull'uso dello strumento DPCM, mi andava bene prima, mi va bene adesso. Penso che normalmente queste decisioni devono essere prese sulla base di informazioni. Mi pare di capire da un po' di tempo, guardando la curva dei contagi, che c'è una risalita forte. E se la vediamo in relazione agli altri paesi europei, vediamo che per esempio la Francia ha una dinamica più forte, nel senso che ha più contagiati, ma è stabile. La Germania ne ha molti meno ed è stabile. Noi da 3 settimane abbiamo iniziato una curva a rialzo molto forte. Allora io penso che su questo bisogna stare molto attenti, perché l'idea che ci si divida ideologicamente in squadre in cui c'è la gente che dice apro tutto, chiudo tutto, cercando di dare rappresentanza, di prendere la rappresentanza di mondi, secondo me è un'idea molto superficiale in emergenza. Se i dati sono di una ripresa a verticale della curva, sì, sì, non ci possiamo solamente affidare all'idea di dire ok, proviamoci, teniamo le cose aperte perché c'è una sofferenza economica. Certo, poi devono esserci ristori, e dico una cosa pur sostenendo questo governo, che da quello che vedo del decreto sostegno, mi pare si chiama, cambiato sì, nome, sì, ribattezzato secondo me sostegno, è ampiamente insufficiente.